Abbiamo qua con noi il presidente Dario Gallina, grazie di averci raggiunto. Eh, il suo ritardo in questo momento è testimonianza della folla infinita che cerca di entrare al sole del libro, sì, vero? Sì, sì. Bloccati in coda incredibile di auto eccetera. Ho dovuto usare il pass <ride> abbiamo dovuto trovare ogni modo per portarti qua al, al nostro stand al tuo stand e stavamo dialogando con Marco ed Alessandro eh, di giovani, scrittura intelligenza artificiale capacità di ascoltare di sognare e di rimmaginare vita immaginaria è il tema di questo salone mondi nuovi eh, dal punto di vista delle imprese e degli imprenditori eh, com'è questo, questo rapporto e questo, questo tema? Allora, eh, non ho sentito quello che hanno detto prima, però sicuramente è un'onda che sta arrivando incredibile, più veloce di quanto tutti potessero immaginare, e quindi, come queste grandi tecnologie porteranno delle conseguenze grandissime. Noi nelle imprese lo stiamo già vedendo, non solo le imprese, prima si parlava ovviamente dell'automazione, quindi più che altro per togliere i lavori manuali all'uomo o alla donna. Adesso invece sta arrivando in modo molto forte su quelli che è anche il lavoro intellettuale, ma molto più veloce di quanto si pensasse. E quindi si parla già del 60% di ruoli che verranno sostituiti anche nelle aziende dei servizi. Questo deve diventare ovviamente un problema, può avere un impatto sociale o può essere una grande opportunità. Perché eh, già in Giappone stavano pensando che per risolvere il problema demografico ci saranno i robot e c'è anche un problema che abbiamo un'onda demografica. Eh, diciamo negativa che dovremmo subire: si parla del 2040 di meno 20% di, di studenti, di anche di laureati. Quindi, non è tutto negativo: nel senso, queste tecnologie aiuteranno coloro che ci saranno <ride> a, a vivere in un modo diverso e poter avere più tempo libero. L'immaginazione, i viaggi immaginari saranno eh, ovviamente molto più vari, eh, potremmo veramente avere a disposizione, io vedo che i ragazzi utilizzano l'intelligenza artificiale ma la utilizzano per creare loro, diventa un punto di appoggio, non è sostitutivo e quindi io lo vedo in positivo, ecco, come tutti i grandi cambiamenti tecnologici ehm, dobbiamo cercare il lato buono e sicuramente c'è. Nell'industria, specialmente anche nelle più piccole, sta arrivando in modo forte e questo permetterà, come è stato internet, a globalizzare anche e a democratizzare la presenza e la competitività delle imprese. Cioè, prima c'erano solo le grandi imprese che potevano competere, adesso, attraverso anche questi strumenti, prima internet che ti permetteva di connetterti anche a una piccola azienda in tutto il mondo specialmente durante la pandemia abbiamo visto che anche piccole aziende con l'e-commerce sono state in piedi, hanno potuto avere i loro clienti, ma adesso potranno competere anche nella ricerca, perché hai a disposizione un'intelligenza a basso costo che ti permetterà di sostituire quelli che sono gli investimenti che prima dovevano fare e potevano fare solo le grandi imprese questi sono alcuni spunti che vengono certo, sicuramente... il crowdfunding legato alle ricerche e, e a tutto quel... no, questo il supercalcolo metterà a disposizione delle basi, dei, dei sistemi che anche chi ha una, una persona sola che ha un'idea la può sviluppare con, senza avere una, un esercito di ricercatori e quindi la creatività italiana, la capacità di saper fare con questi strumenti potrà essere più competitiva, questa è una delle chiavi di lettura, poi ci sono quelle complesse e difficili anche di sociali. Stava a vedere, io sono sempre ottimista per definizione. Ci per definizione. eravamo eh, fermati, Marco, sul tempo della pazienza e, del, e dell'ascolto. A te sul lato della creatività e poi lo chiedo anche a Dario: quanto è importante per un imprenditore nella frenesia del quotidiano e del business, però avere quel tempo, quella pazienza, quell'ascolto di altre realtà per immaginare eh, altri scenari, e altri futuri e non fermarci a risolvere solo. Problematiche di processo, problematiche tecniche. Eh, beh, questa è, è una cosa. Che va da sé fondamentale, perché il fatto è che il, eh, un grande matematico ungherese Erdos diceva che un matematico è un meccanismo per trasformare il caffè in teoremi. Bene, uno scrittore è un meccanismo per trasformare storie implausibili in storie plausibili. Perché se io mi fermassi. A sentire quello che la realtà mi dice, il 95% delle storie che sento sono storie banali e il 5% sono storie troppe, troppo assurde per essere credibili. Faccio un esempio. Due signori recentemente negli Stati Uniti hanno divorziato perché il maschio della coppia, un signore di 80 anni, per 15 anni si è finto sordo. Pur di non ascoltare la moglie, di non, poter, di non parlare con la moglie. Fino a che la moglie. Questa è una storia da barlume, vero? È una storia da barlume, ma è una storia autentica. La moglie ha imparato con pazienza il linguaggio dei segni <ride> e una volta imparatolo, il signore ha cominciato a fingersi cieco. A quel punto, a quel punto è arrivato il patatrac. Se io la racconto così com'è, voi l'andate a cercare in rete giustamente perché dite: ma com'è possibile? Ecco. Eh, il fatto è questo, le storie interessanti le sa raccontare, le, capitano solo a chi sa raccontare storie interessanti. Noi siamo in grado di vedere eh, nelle storie di tutti i giorni, in quelle assurde, in quelle ordinarie, da dove arrivano, dove potrebbero andare, come potrebbero essere riorganizzate. Ma queste storie sono gli ingredienti. Io posso essere il miglior cuoco del mondo, ma se apro il frigo e ho solo zenzero e peperoncino, beh... Ecco, diciamo che la vedo brutta sia per me che per quelli che ho invitato e a per cena. Gli ecco, eh, per cui, e questo per fare questo la pazienza è essenziale perché l'ascolto non basta. Le persone ti parlano, ma non ti dicono esattamente quello che vuoi, quello che ti servirebbe sentire o tutta la verità. Le persone parlano e si muovono. Si parlano in un modo e si muovono in un modo diverso, ti dicono una cosa e poi una settimana dopo ne fanno un'altra che è completamente inaspettata rispetto a quello che ti hanno detto. Nei libri succedono in 200, tre, 400 pagine avvenimenti che nella realtà richiederebbero settimane, mesi. Non puoi guardare la realtà nell'ordine del, delle ore e tentare di condensarla in un libro perché eh, non succede niente di... Abbastanza, di abbastanza interessante. Ecco, questo è eh, secondo me il, il, il perno del fatto. Uno si deve abituare al fatto che eh, le giornate delle persone, le cose che le persone ti dicono, le cose che le persone fanno, sono una specie di. è come stendere su una tavola un velluto, un velluto blu, bello, tranquillo, morbido, ma tutto sommato ordinario. E poi ogni tanto su questo velluto rotola un diamante. Se non ci fosse questo velluto, tu potresti scambiarlo per vetro o potresti non vederlo. È proprio la capacità di vedere, di sentire, di discernere l'ordinario che ti permette di dire cacchio, questo è un diamante. Non è né un pezzo di vetro, non me lo perdo e sono in grado di giudicarlo correttamente. Se non abbiamo una linea di base che nasce dall'ordinario, dal quotidiano, dall'ascolto continuo, non sei in grado di vedere il diamante, nemmeno se te lo mettono davanti agli occhi. Hai bisogno di un contrasto. Eh, Dario, riprendo questa domanda, faccio un esempio di un grande manager, una figura apicale di General Electric, che un giorno mi ha detto in inglese, ovviamente, tranquillo, ciascun grande manager, non solo delle nostre aziende, sul comodino ha le confessioni di Sant'Agostino. Non era una, eh, una frase legata al mondo confessionale o religioso, ma era legata a, al desiderio di creare uno spazio riflessivo con delle tempistiche, delle modalità, un approccio no? al proprio lavoro di tipo differente. Allora, quanto è importante nel, nella guida di un'impresa di un anche una formazione umanistica e dei tempi eh, che permettono quello che poi l'imprenditore dovrebbe tracciare, magari, una vision nuova? Assolutamente. Adesso si parla di fare i corsi di filosofia al Politecnico, no? Questo è un modo di dire che eh, nell'ambito manageriale e imprenditoriale i soft skills diventano sempre più importanti. Quindi avere la capacità di ascoltare, eh, di sapere mettere insieme le persone, di saper comunicare, diventa più importante che spesso che la competenza o la conoscenza tecnologica di un fare qualche cosa. Quindi il, fare, il saper fare è importante, ma in certi casi per crescere è più determinante il saper mettere insieme la conoscenza che averla adesso. Parlavamo di conoscenza artificiale, adesso i ragazzi non devono quasi più programmare, un giorno non dovranno, più non dovranno perdere tempo a studiare le lingue per esempio, che ovviamente ci vorrà tempo però. Pensate quanto tempo noi risparmieremo che potremo dedicare alle cose che servono per fare le cose meglio, anche quello di sapere ascoltare e anche il tempo che daremo a noi stessi, il tempo per cercare di elaborare una propria coscienza, di elaborare una propria etica per esempio, tante cose che ci toglieranno invece dalle cose che tutti i giorni facciamo perché corriamo, pensate quanto tempo si spreca per andare a lavorare, no? Chi è bravo ha un libro sul treno, sul pullman, io no, io no. <ride> però chi è bravo in quelle io ore... Io cammino leggendo un libro e la gente mi guarda come fosse Tio oppure perché gli vado a sbattere contro. <ride> 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 Questi sono i due. No, quindi sicuramente cambieranno le modalità e cambiano anche eh, diciamo, le caratteristiche per cui uno sarà bravo e, e sarà a grado di crescere all'interno di questa società molto più tecnologica e più automatica. Alessandro Marco, io vi lascerei con una suggestione il presidente Dario Gallina di Camera di Commercio. Da eh, facoltà di comunicazione no? Quindi, e da scrittore, che cosa si può chiedere, auspicare o suggerire al mondo degli imprenditori? Ma eh, prendo lo spunto da quello che Marco diceva prima sull'importanza di qualche cosa che si stacca dall'ordinario. Io negli ultimi anni da scrittore eh, sto invece raccogliendo la sfida opposta, cioè provare a raccontare l'ordinario e provare a renderlo interessante. Quando è che una storia è interessante? Quando si stacca dall'ordinario, il diamante sul velluto blu, oppure quando è una storia assolutamente banale, or ordinaria. Pensate un matrimonio che fallisce, sì, ma riguarda mio cugino, mio fratello, il mio migliore amico. Allora, da scrittore io sto cercando di costruire i personaggi in maniera che diventino in, il migliore amico, la migliore amica del lettore, che diventino così vivi per cui non importa se gli faccio condurre una vita banale, ma cambia qualche cosa nel rapporto affettivo e allora anche la cosa più banale, Madame Bovary che si innamora è la cosa più banale, io sono sempre stato molto vicino ai personaggi di Madame Bovary, al marito di Madame Bovary, io ho sempre sbagliato personaggio, ma secondo me il povero dottor Bovary, qualche fan deve pure avercelo visto che tutti... Tifano per Emma, è un po' come il toro. Uh, eh. no, non, guarda, che io sono ancora qua, qua che aspetto come vanno avanti le, imma, le indagini dell'avvocato della, della tua trilogia o quadrilogia o della tua serie rispetto a, a chi ha preso sotto la moglie. Guarda, che eh. sono ancora qua in attesa. Eh. Ma, Ma non, non cavalcare no, troppo quest'onda, perché poi no, no. ti chiedo dei segreti dietro le quinte. E quindi al mondo dell'imprenditoria si può suggerire quello che. Eh, che si è sempre suggerito, cioè mettere al centro la persona. Eh, mettere al centro la persona nei processi lavorativi, mettere al centro la persona nell'offerta di prodotto, cioè un prodotto che rispetti, si, si racconta nel marketing questa storia. Eh, due storie di successo, perché poi la comunicazione, quella pessima, racconta solo storie di successo, le storie di, di insuccesso non le racconta nessuno. Due storie di successo, due manager che eh, lavorano per industrie che producono dentifrici. Uno ha un'idea, dice facciamo il buco del nostro dentifricio un po' più grosso, tanto le persone sono abituate a mettere un centimetro di dentifricio sullo spazzolino. Se il buco è più grosso ne esce di più, ne consumano di più e la mia azienda guadagna. L'altro sperimenta invece un dentifricio che previene la carie che... e anche l'altro ha un grande successo commerciale. Qual è la differenza? È che il primo ha portato il successo solo a beneficio della sua azienda, l'altro ha portato il beneficio della sua azienda al servizio dell'umanità. Si chiama creare valore. Si chiama creare valore, ma sai, in finanza puoi creare valore anche... solo per una parte. Anche... Valore, valore sociale, impatto sociale. Che. Perché puoi creare valore anche vendendo bond di paesi che non esistono. Ma... E come accogli questa prima no, ass istanza? Assolutamente, l'azienda ormai è un'azienda sostenibile che misura il suo impatto sociale e il consumatore lo apprezza, quindi c'è un, un delta prezzo che è disposto a pagare anche in, Oltre a quello che ha detto, il consumatore è disposto anche a pagare qualcosina in più per curare i propri denti, ma magari per fare. Un lavoro che aiuti anche la società che gli sta intorno. Questa è la metrica che sta prendendo sempre più piede e diventa la chiave di successo. Non è più solo marketing, ma è motivo di miglioramento dei risultati aziendali. È lì che sta eh, diciamo, proprio, il cambiamento. Cioè, proprio grazie a Camera, abbiamo parlato ieri con eh, Torino Social Impact. Esattamente, con Torino Social Impact stiamo cercando di misurare l'impatto sociale e cerchiamo di mettere. In relazione a questo le attività delle piccole e medie imprese. Le grandi adesso le inseriscono nelle loro policy anche magari di facciata, ma ormai sono obbligatorie le aziende quotate. Ma abbiamo in Italia più del 90% di piccole e medie imprese che stentono a stare dietro a questi concetti e noi li vogliamo coinvolgere e lo facciamo anche con dei gruppi di lavoro del Politecnico, dei ragazzi che affrontano progetti di sostenibilità ad impatto insieme alle piccole aziende. Questo si chiama eh, IP Prototype Lab, eh, e che sono proprio dei prototipi. Di progetti all'interno di PMI per l'impatto sociale. E qua, Alessandro, c'è un ampio spazio per il mondo della comunicazione perché sul bilancio sociale il mondo del racconto no? eh, a volte eh, supera di gran lunga quello proprio della raccolta dei dati di un bilancio che invece presenta solo proprio il conto economico e lo stato patrimoniale. Marco, a te il dialogo con, eh, con le imprese, non so, magari una domanda da parecchietto del barlume. Ma no, in realtà le, il suggerimento è. Suggerimento, è un qualcosa che eh, con alcune, alcune aziende abbiamo già fatto, per esempio proprio con un'azienda piemontese che si chiama Danisi Engineering e che produce fondamentalmente eh, ammortizzatori, scocche e sistemi di guida per macchine iperveloci. Eh, abbiamo fatto, ci hanno chiesto loro e abbiamo fatto una cosa semplicissima: consigliare libri da leggere. Eh, delirante ma al momento in cui tu fai leggere a delle persone che lavorano nel campo dell'innovazione un libro come Io e il Cubo di Erno Rubic, dove l'ingegnere Erno Rubic narra come è nato il Cubo di Rubic, è un libro che io consiglio a chiunque voglia avere in qualche modo un'idea di cosa significa veramente la creatività. O al momento in cui tu consigli da leggere libri... Non sbagli mai, perché il fatto è questo, noi ci perdiamo molto spesso sulla comunicazione, ma ci scordiamo un aspetto essenziale, eh, che bisogna comunicare qualcosa di significativo. C'è la comunicazione, ma a monte della comunicazione c'è il significato di ciò che noi vogliamo comunicare. La teoria della comunicazione, che è, diciamo, a livello matematico è stata formalizzata da Shannon negli anni 40, Dice una cosa molto importante nell'articolo fondante, dice il significato, gli aspetti semantici della comunicazione noi non li tratteremo, quello che non trattiamo è il significato. Ecco, noi molto spesso parliamo di comunicazione, parliamo di formazione, ma ci scordiamo che la competenza di una persona, le capacità di una persona si formano nel corso di tutta la sua esistenza. Non è che una persona che a 50 anni è un ingegnere elettronico abbia finito di imparare e abbia finito di imparare cose di base. Eh, molto spesso libri di questo genere sono ponti fra due aree del cervello che ancora fino a quel momento non sono state collegate e basta a volte nella mente preparata un libro, una lettura per... Trovare per dargli quella chiave che gli permette di aprire due mondi sconosciuti quindi il mio consiglio è di una semplicità delirante leggere leggere, cercare Profo libri eh, proposta per il welfare aziendale proposta per il welfare aziendale è un libro l'affare Duven di Joseph Duven il più grande mercante d'arte del diciottesimo del XIX secolo che è la persona che ha creato negli americani, negli statunitensi la passione per l'arte europea e lo ha fatto solo ed esclusivamente vendendo quadri. Capendo una cosa, che queste persone, i banchieri americani, i JP Morgan, i Chase, gli Stanley, non avevano una tradizione, dovevano costruirsi una tradizione e lui gli ha fornito una tradizione. Gli ha regalato delle radici? Esatto, partendo da una cosa imprescindibile, da una base culturale mostruosa che ha fatto vedere, intravedere a queste persone che poi a quel punto se la sono voluta formare. Gli ha fatto vedere il giardino dell'Eden e poi gli ha detto occhio che questa roba costa e a quel punto tutti la volevano. Dario. Eh, mi, mi suggerisce, giustissima questa osservazione, alle aziende cinesi che vengono a fare campagna acquisti in Italia, loro non cercano tecnologie, e prodotti anche, ma cercano storia. Cercano tradizione, cercano le famiglie che hanno, hanno le esperienze centenarie. Questo cerca la Cina giovane che, che vuole comprare qualche cosa perché questo è il valore che noi abbiamo e lo dobbiamo conservare. E i libri lo conservano molto bene. E io vi ringrazio. E allora mi permetti di fare uno spot finale? De, no, no, anzi, vi avrei chiesto. Cosa presenterete qua al eh, salone? Così magari invitiamo anche, eh, accompagnate Dario a, vi a visitare un pezzo del vostro salone. Qua abbiamo due grandi scrittori che considero due grandi no, amici. No, in, in realtà non è uno spot per, eh, per quello che scrivo io, ma sull'importanza delle storie, dello storytelling, della tecnica e del Politecnico 21 maggio eh, 2024, Politecnico di Torino alle ore 18, Aula Magna Giovanni Agnelli va in scena per il sesto anno consecutivo Just the Woman I Am, che è la versione teatrale della riflessione che inizia l'8 marzo con la camminata organizzata dal CUS, e sono storie, storie di tecnologia, storie che quest'anno intitoliamo alla guarigione. Quindi queste sono storie di guarigione. Come si guarisce dal mal d'amore e come si guarisce il cemento armato? Le abbiamo messe tutte sullo stesso piano. Sarà una lezione spettacolo musicale con i Frubers in the Sky. Ci saranno docenti del Politecnico e docenti dell'Università di Torino e invito Radio Gallina che avrà ricevuto sicuramente l'invito. Ma eh, fatto ah. anche la camminata, eh, quindi, eh, 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 quindi è, la... ho partecipato. Il tema. Tu, no? Marco, che cosa presenterai a questo beh, salone? Beh, io presenterò due libri: uno per il mulino che si intitola 12, e uno per Mondadori, per ragazzi, con mia moglie, che si intitola Non c'è un cane, un giallo per ragazzi. Ma quello a cui vorrei fare pubblicità è una cosa che è qui vicino e qui sopra di noi perché, sì, no, non, non tanto il sole che c'è, che serve, ma. Se andate in cima al Lingotto trovate una pinacoteca, trovate la pinacoteca Agnelli, trovate il fatto che una famiglia che insomma è stata ed è estremamente facoltosa, è stata estremamente importante nell'innovazione italiana ha sentito il via ha sentito il bisogno di comprare quadri, di mantenere e di tramandare quella, quella tradizione. È... Mi verrebbe da dire se lo hanno fatto gli agnelli, ma forse non è una cosa così stupida da tenere in considerazione. Ed è un posto meraviglioso. Vi ringrazio di questo momento insieme. Chiamerei qua un ospite che è stato rubato. No, rimanete ancora un istante. Devi, Dovete, scapp tutto scappare. Tutto. Dovete scappare. Allora vi saluto e, e vi Grazie. ringrazio di cuore. Ho ancora bisogno della presenza del presidente, Grazie. qualche istante con me, poi vi vengo a abbracciare nelle sale dove siete. A presto. Allora. Abbiamo un ospite del nostro stand che è stato eh, recuperato qua mentre camminava, aspettava, ti chiami? Francesco. Allora Francesco, eh, qui, in di, prego, qui in Camera di Commercio ogni tanto facciamo dei quiz sulla realtà di Torino, eh, tu di dove, di dove sei? Ah, io vivo vicino a Ancona, a Osimo. Ah, quindi, cioè, fatto hai fatto un bel viaggetto per, no, no. per arrivare fino a qua abbiamo alcune domande da farti sulla città di Torino e poi ti consegneremo il cadò di camera di, sì. di commercio faccio eh. una premessa se posso eh. è la prima volta che sono qui a Torino abbiamo in programma con la famiglia di venire a visitarla con più calma per godere appieno di ci vuole eh, tempo esatto, effettivamente, esatto, era oggi al weekend. salone e poi dopo... Esattamente. Beh, vedi, è un, eh, è un bello spot eh, per Torino in tutta Italia, ma non solo. Da 1 a 13, che domanda vuoi? La 3. La 3, la 3, così. Ah, il Bicerin, bevanda tipica di Torino che ti consiglio di andare a prendere in Piazza della Consolata. Eh. Questo è il luogo dove ne puoi godere al meglio. Gli ingredienti base sono il caffè, il cioccolato e... Il terzo ingrediente quale sarà? L'amaretto, le nocciole, che di solito capitale delle nocciole è? Eh? Piemonte. Alba. Alba. Alba alba. Eh, oppure la panna. Abbiamo un suggerimento dalla... Da, la tua figliola? Sì. <ride> vieni, vieni, vieni qua. Vieni, vieni qua. Quale sarà? L'amaretto, le nocciole o la panna? Ah, oh, meno male, ecco, grazie. Qual è? è la panna. Allora, <ride> mi fido di mia figlia. Recuperiamo la borsa Vai a recuperare quella borsa lì. Il presidente Dario Galina, di Camera di Commercio consegna, facciamo anche una bella, una bella foto in questo Ginevra. Ginevra, caspita, Ginevra, caspita. nome bravo. importante. Allora, noi ringraziamo di questo momento insieme, ancora grazie a Camera di Commercio per il Future Channel.